Amici tecnologici, benvenuti in questo video. Allora, questo è l'UPS, è stato montato e abbiamo aggiunto un piccolo voltmetro in uscita per tenere sotto controllo la tensione del nostro pacco batterie. In questo momento, come vedi, la tensione finale dopo una nottata è di 13,7 volt, cioè vuol dire che il pacco batterie è completamente carico a 12,6 volt. 12,6 volt perché 12,6 è il massimo voltaggio che la nostra scheda di bilanciamento utilizza per andare a ricaricare le celle. Tutto ciò che c'è oltre il 12,6 non vanno utilizzati, cioè il nostro UPS internamente è progettato per l'utilizzo con batteria al piombo. Noi invece abbiamo messo batteria al litio, però con una scheda di regolazione di carica particolare che appunto è fatta apposta per questi, diciamo, utilizzi. Non consigliamo di utilizzare schede di regolazione di carica che non siano fatte per lo scopo, perché c'è il rischio di sovraccaricare le celle e di esplodere tutto il pacco batterie. Le batterie devono essere caricate semplicemente con 12,6 volt nello standard, però grazie alla nostra scheda di regolazione possiamo andare a utilizzare questi pacchi batterie in tutti il 90% degli UPS. Perciò, se anche tu sei interessato a costruire il tuo pacco batterie da inserire nell'UPS, puoi contattarci, ti forniamo tutto il materiale come visto in questo video. Ora andiamo a staccare l'alimentazione. Abbiamo connesso un computer con c'è un computer, due monitor e un altoparlante e poi altri accessori come stampanti e dimo, sono delle piccole stampantine per etichette. Niente, andiamo a staccare, vediamo quanto dura la batteria. Teniamo tutto sotto controllo dal nostro piccolo voltmetro che abbiamo qui. 13,7 voltaggio attuale. Vedremo sicuramente allo stacco della 220 una brusca diminuzione del voltaggio, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 12 e qualcosa, perché ovviamente levando la tensione di rete ti basi solo sulla tensione della batteria. La tensione della batteria sta sui 12,6. Andiamo a staccare e vediamo cosa succede. In questo momento abbiamo un consumo col computer, i due monitor, tutto, diciamo, il circondario, che è molto ma molto alto. Abbiamo oltre una ventina di ampere come consumo, ecco, come amperaggio in uscita. E vediamo quanti minuti riusciamo a mantenere con questa batteria autocostruita il nostro computer. La tensione è 11,5 volt, il LED normalmente lampeggia. Io vi ricordo che il funzionamento dell'UPS è quello di potervi garantire, nel caso in cui ci sia un blackout, vi dia la possibilità di quei pochi secondi o minuti per andare in sicurezza a chiudere il computer.
non deve durare un'ora, ecco, perché non è che è un gruppo d'accumulo, deve durare il tempo materiale per poter andare a spegnere il PC e salvare i dati, se avete, diciamo, dei programmi aperti, salvare tutto e chiudere il computer nei tempi della macchina, ecco. Non deve avere chissà che durate, ecco. Perciò a noi interessa che almeno duri 2-3 minuti, non oltre, attenzione. Però già sappiamo che abbiamo un pacco lidio, perciò le prestazioni sono notevolmente diverse. Oltre le prestazioni, i cicli sono notevolmente diversi. Vediamo quanto riusciamo a farlo durare. Ora ti mostro perciò il PC è questo qui. I due monitor sono questi, che stanno funzionando tutti e due, alimentati. Poi abbiamo l'etichettatrice. E abbiamo anche la nostra stampante. Vediamo quanti minuti riusciamo a far tenere. Già siamo intorno ai, se non sbaglio, eravamo a 3 minuti, 6 minuti. Già siamo 3 minuti di video e per noi è più che sufficiente. Attenzione, abbiamo tutto il tempo di chiudere, di staccare, eccetera, eccetera. Ora, ciò che noi faremo è quando inizierà a fare bip bip bip, però veloce, vuol dire che la batteria è quasi scarica. Perciò noi ci dobbiamo semplicemente tenere pronti a cliccare su spegni computer per fare prima dell'UPS a spegnersi, così da evitare di dare problemi col computer stesso, al PC stesso.
E allora attiviamo un timer nello smartphone, così da tenere il tempo, che poi ovviamente si somma a quello di registrazione, che ora per esempio siamo a 15 minuti e 40. E allora questo è il timer, vediamo se posso appoggiarlo qui. Perfetto, attiviamo il timer. 4, 5, 6, perfetto. E allora io metto in pausa, da riprendere tra qualche minuto. E allora signori miei, sta bippando, abbiamo anche la batteria scarica, ha fatto 3 bip consecutivi, perciò vuol dire che sta arrivando. In tutto siamo intorno ai 17 minuti, sì, 17:30. Ora sullo smartphone è scattato un minuto. Al prossimo bip consecutivo spegniamo il computer. Tensione 11,1. Stiamo spremendo al massimo le nostre celle. E sì, ne siamo soddisfatti in pieno. 13 minuti di autonomia UPS con tutto acceso è una notevole, notevole autonomia. 1 minuto e 39, 1 minuto e 40, 10, 9. Ok, ora comincia. Ok, andiamo ad arrestare il computer, perché manca poco. Ok, i beep sono più vicini, il computer lo abbiamo spento per sicurezza, però teniamo sempre accesi i monitor, modem. Come vedi, spegnendo il computer abbiamo levato assorbimento, consumo, e infatti da 10 volt siamo saliti di colpo a 11,4. Questo cosa sta a significare? Però spegnendo il computer con calma puoi sempre continuare a trattenere i tuoi, diciamo, carichi piccoli accesi con la nostra batteria. Per esempio in questo momento abbiamo il modem acceso che senza corrente elettrica si spegneva. O anche altri, diciamo, componentisti o accessori. Diciotto e 37. Diciotto e 37. Fa il conto che abbiamo perso circa un minuto perché ho messo pausa. 19, circa 20 minuti, e c'è tutto acceso. Perciò possiamo ritenerci al 100% soddisfatti. Perché ancora, come vedi, bippa, ma bippa lentamente, perciò vuol dire che con il consumo che c'è in questo momento può tirare almeno altri 10 minuti, anche se il computer lo abbiamo spento, perciò la fonte più grossa di consumo l'abbiamo eliminata. Ora andiamo nuovamente a riallacciare la 220 e dovrebbe ritornare in carica. Ok, 220 allacciata, l'UPS si è spento, è andato in modalità di ricarica. Perfetto, abbiamo attaccato la 220, la batteria è in carica perché l'inverter è passato alla linea elettrica di rete. In questo momento ha messo sotto carica la batteria, la nostra batteria al litio autocostruita. In più sta alimentando tutti i nostri carichi. Il nostro computer lo abbiamo acceso nuovamente, come vedi i nostri monitor stanno partendo perché avevamo spento tutto, perché bippava, stava arrivando, diciamo, gli sgoccioli di autonomia. Siamo
soddisfattissimi perché, come appunto hai visto, siamo riusciti a trattenere il tutto per circa 20 minuti, buoni 14-15 minuti anche con PC, monitor accesi, modem e poi tutti gli accessori, che c'è la Dimo, c'è l'altra stampante, tutto acceso senza problemi. È normale che se trattieni, diciamo, utilizzatori che montano resistenze, si scaricherà molto prima. Tu invece, collega questo UPS con la nostra batteria, al computer, al monitor, eventualmente al modem, così da avere più autonomia quando se ne va la luce ed utilizzarlo in maniera, diciamo, corretta e non sovraccaricarlo, mi raccomando, perché se sovraccarichi l'uscita, la BMS si va a spegnere e da quel momento in poi è bloccato. Come vedi, il voltmetro sta salendo, da 6 è salito a 7 perché la batteria in questo momento sta andando in ricarica, dove dobbiamo ovviamente aspettare qualche ora per averla carica al massimo e pronta per un nuovo ciclo. Noi, in poche parole, abbiamo in questo momento fatto un ciclo di carico-scarico. Ti ricordo che le nostre celle sono celle ricondizionate, però nuovissime, vantano intorno ai 10 cicli, queste Samsung, tra le quali due le abbiamo fatte noi quando le abbiamo testate, perciò sono nuove, nuovissime. Il prezzo di mercato di queste celle è intorno ai 6-7 euro da nuove, però se interessati il nostro prezzo è imbattibile. Stiamo parlando sempre di celle quasi nuove, testate, controllate prima della spedizione. Se sei interessato anche tu a convertire la tua UPS, ci puoi contattare. Come già detto, ti possiamo fornire la batteria in kit di montaggio o la batteria pronta da installare con il cavetto che andrai tu a connettere al cavo madre dell'UPS interno. Per i prezzi bisogna contattarci, bisogna vedere anche quale autonomia volete. Questo nostro, per esempio, è una 14 ampere ora. Sono 3 celle serie e 4 paralleli. Potremmo anche utilizzare celle non da 2009, ma anche da 3000, perché le abbiamo, così da aumentare ancora di più, la capacità. Però è normale che il prezzo vi aumenta. Per questo video è tutto, spero che il progetto vi sia piaciuto. Clicca a mi piace, iscriviti al canale e se anche tu, ripeto, vuoi convertire il tuo PS installando una batteria a litio, seguici. Acquista il kit o acquista direttamente la batteria pronta. Ciao, al prossimo video.